Riders, benvenuti dal vostro Medars! Oggi facciamo un piccolo vlog di fine anno. Allora, se dovessi stilare un bilancio di fine anno, questo 2018 veramente è stato a dir poco spettacolare. Ho trovato un lavoro, diciamo, abbastanza stabile e per di più nel settore che mi piace, le moto. Quindi già questo mi rende felicissimo e mi fa propendere per un anno che è stato fantastico. In più, appunto, è arrivata lei, è arrivata Venus, la mia piccolina dorso duro. Il canale è continuato a crescere e come ciliegina sulla torta di quest'anno in più c'è stato l'invito a EICMA da parte della Suzuki. Infatti l'anno prossimo prenderò parte alla Suzuki Challenge 2019. Ci saranno un sacco di youtuber, sarà una sfida molto divertente. Ovviamente come tema principale di questa sfida ci sarà appunto il marchio Suzuki. Tra l'altro, per i più affezionati del canale sanno quanto il marchio Suzuki sia importante per me, visto che comunque è stata anche la mia prima moto stradale. Cosa accadrà in questo 2019? Cercherò di restare sempre attivo e di fare una valanga di video. Sto già lavorando a un video per il 2019, ossia di un viaggio a Capo Nord. Purtroppo non fatto da me in prima persona, però è una sorta di lavoro commissionato da parte di Boccia Moto. Ho venduto la moto a questo cliente, il quale poi si è proposto, tramite il supporto anche di altri marchi, di andare a Capo Nord e documentare il tutto. Il problema principale di questo video, che io speravo di far uscire nel 2018, è che le riprese, diciamo, si vede che sono fatte da una persona che finora, a parte i filmini amatoriali delle vacanze, non ha fatto mai delle riprese un po' più spinte. Quindi qualche ripresa ci imbrocca, appunto, però il problema principale è che molte altre invece non sono corrette. C'è qualche foto che mi aiuta, sto facendo un bel lavoro di tagli e cuci e la fortuna grande per la quale probabilmente riuscirò a produrre qualcosa di questo video è che il ragazzo che ha fatto questo viaggio è comunque un'ottima penna, ha scritto un bel resoconto, un bel diario di viaggio, e basandomi su questo diario di viaggio ovviamente l'ho doppiato in terza persona e sono riuscito, diciamo, a fare qualcosina, e quindi uscirà fuori un prodotto che sembra anche abbastanza valido. Ho acquistato un microfono esterno per la GoPro, per la precisione si chiama Polar Pro. Dovrebbe migliorare di gran lunga l'audio, almeno per quanto riguarda le riprese, quelle un po' più grezze. Quindi magari se mi capita di andare in pista o di fare una bella strada in moto, non devo per forza mettere o la GoPro sul casco senza microfono, che quindi viene fuori un po' una chiavica come audio, e nemmeno devo girare per forza col microfono nel casco, che a volte non fornisce un audio ottimale. Quindi questa anche sarà una piccola novità. Non male. Il bello è che questo boato che avete sentito l'ho fatto con tutto il DB Killer, quindi sono anche in regola, pensate. In più adesso in famiglia è arrivata la novità a quattro ruote e tramite sondaggio su Instagram ho chiesto se vi sarebbe piaciuto che portassi questa tipologia di contenuti, quindi il sondaggio ha vinto di piccola misura, del 63%, ma ha comunque vinto. Quindi porterò qualche video. Tra l'altro, nel video di presentazione che vedete sempre con l'anno nuovo, ho iniziato a sperimentare anche il drone. Quindi, diciamo, la qualità video sta salendo tanto, i contenuti ce ne saranno diversi, ci sarà appunto anche la Suzuki Challenge, farò credo anche qualche corso di guida, e in più sappiate che assieme ad altri motovlogger romani ci stiamo organizzando per creare un gruppo, anzi è già organizzato un gruppo su Telegram. Digitate Roma Riders su Telegram e ci cercate, potrete seguirci sia per quanto riguarda la programmazione dei nostri canali, lì faremo pubblicità ai video che caricheremo man mano durante l'arco di vita del canale. A questa gli suonavo perché non mi suonava. Ma oltre a pubblicizzare i nostri video, organizzeremo anche delle uscite in moto tutti assieme. Quindi sarà un modo per uscire con noi e divertirsi, conoscere insomma altri motociclisti. Ciao fratellino, bellissima. Che spettacolo. E ci regala una bella pinna con l'R6. Bravo figliolo. Bravo, 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 bravo. Quindi, programmi per il 2019 a vagonate, magari ne volete, perciò rimanete sintonizzati su queste frequenze. Per il momento saluteremo questo 2018 con un video di fine anno che ho già preparato, uscirà il 30. Questo vlog proverò a farlo uscire oggi, venerdì 28, se proprio non ce la faccio con i tempi, esce comunque il giorno prima, quindi chi riuscirà a vedere questo fotovlog saprà anche che
esce appunto il video il 30. Mi raccomando, dategli un'occhiata, ci tengo particolarmente. Mi auguro che vi possa piacere, io mi sono impegnato al massimo. Condensare un anno intero in 3 minuti non è stato facile, però in qualche modo ci sono riuscito. Per il resto, gente, noi ci vediamo nel 2019. Porca m***a. Oh! Noi ci vediamo nel 2019, vi auguro un felicissimo anno nuovo, lasciate un commentino qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e dei progetti futuri che arriveranno sul canale. Se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. E per il resto noi ci vediamo in un prossimo video, un lappeggio dal vostro Madals!